È passata in commissione il suo disegno di legge sull'obbligo del dichiarare di essere massoni da parte dei deputati e assessori. Ma mi sembra sia un fatto di verità, di trasparenza nei confronti dei propri elettori. Noi siamo tenuti a dichiarare se compriamo una motocicletta, se affittiamo una casa, se cambiamo appartamento, e non dovremmo dichiarare se decidiamo di aderire a un'associazione che prevede l'obbligo di riservatezza e di obbedienza? Io credo di sì, anche perché questi due obblighi rischiano di confliggere pesantemente con obblighi altrettanto puntuali e assai più importanti dal punto di vista del dettato costituzionale che incombono in capo agli eletti. E bisogna decidere a chi si deve obbedire, se alle regole di una loggia massonica o se alle leggi della Repubblica e della Regione Siciliana. In questo credo che gli elettori abbiano il diritto di sapere le scelte che sono state fatte da ciascun eletto, libero di iscriversi, ma anche con il dovere di dirlo. Lei pensa che passerà in Parlamento? Ma in prima commissione è passata all'unanimità, penso che non ci siano ragioni per immaginare che non passi in Assemblea regionale con una maggioranza altrettanto significativa. Noi vorremmo che ci fosse questo obbligo dichiarativo proprio per evitare che ci sarebbe affidare ai saperi di qualcuno, a ciò che qualcuno dice, scrive, pensa, opina. Pensiamo che sia un fatto di civiltà e di reciproca verità. Se entro 3 mesi dall'elezione il deputato dichiara di essere o di non essere iscritto a una loggia massonica.